Ciao a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e oggi siamo tornati con Call of Duty World War 2 e la campagna e siamo arrivati a una missione, Fabbrica di Morte, che non auspica, no, non piace. Bello a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e oggi siamo tornati con Call of Duty World War 2 e la campagna e siamo arrivati a questa missione qua, Fabbrica di Morte, 14 novembre 1944. E non promette niente di Dopo bene. Crisgrana nulla sarà più come prima. Ma abbiamo un punto d'appoggio per l'invasione. La porta per il Reno è aperta e non si torna indietro. Non più. E direi che possiamo iniziare come al solito. La difficoltà è quella normale. L'ordine era di prendere l'hotel e non di evacuare dei civili. Chi ha deciso di soccorrerli? Pensavamo di avere tempo, signore. Se ben ricordo, è Turner che dà gli ordini, non sei tu. Comanda lui adesso? No, signore, ho deciso io, è colpa mia. È colpa di tutti e due. L'ultima cosa di cui ho bisogno di preoccuparmi è che due dei miei migliori uomini non seguano gli ordini. Stiamo per cominciare l'operazione più importante della guerra. E vi ricordo che saremo noi a condurre l'offensiva finale verso il Reno. Dobbiamo ripulire un'intera foresta per far passare il convoglio. Da adesso in poi pretendo il meglio da voi. Alzate quei puli insubordinati e pronti a marciare. È un pelo incazzato. Un pelo. Però dai, niente Sono passate conseguenze, è due meglio. settimane. Siamo nella foresta di Hurtgen a sgombrare il passaggio del convoglio verso il Reno. Devo confessarti che purtroppo ho aperto solo ora la tua lettera. Se è finita, ti consoliamo noi. Te l'avevo detto, College. Lascialo parlare. Dice che è incinta. Oh, cavoli. Wow! Ehi, che notizia! Bene. Daniel sta per diventare papà. Lei ha cercato di dirmelo, ma non ero pronto a sentirlo. Ho capito. Mi faccio una tazza di caffè. Fatemi Anche compagnia, qualcosa lasciamo di più stare. forte Ma da offrire io non a parlo. Invece sì. noi. Sì, lasciateci da solo. Da soli. Sono al quinto mese. A volte provo una speranza che non so descrivere. Perdonami se te lo dico solo adesso. Ci ho provato il giorno in cui sei partito. Che Voglio notiziona. tutti intorno a me. Parte col botto questa missione. Devi sta parlando. Andiamo. Arrivo. Hürtgen è un posto buio e quasi impenetrabile. La missione Bene. è occupare il colle 493. Una volta arrivati, domineremo tutta la valle. Per dei soldati comuni sarebbe un'impresa impossibile. Ma la divisione vanta una lunga storia di primati. Nella Grande Guerra siamo stati i primi a respingere un attacco tedesco, i primi a contrattaccare, i primi a superare il Reno. Nulla ci ha mai fermati e nulla ci fermerà. Speriamo. Tenente, ricorda ciò che siamo. Siamo pronti a tutto, a qualsiasi sacrificio. Prima il Dillo dovere. più forte. Siamo pronti a tutto, a qualsiasi sacrificio. Prima il Ben dovere. detto. Adesso pronti all'azione. Direi che possiamo iniziare la missione. Prima il dovere, si torna nel tritacarne. Si torna nel Amen, tritacarne, sì, fratello. ragazzi. Speriamo Si parte tra 5 minuti. di cavarcela. Ho già le mani sudate, Senta, fate conto voi. potrebbe farmi il favore portare da mangiare a Willis? Sta sorvegliando il perimetro. Certo. Va bene. Grazie mille, sta tenendo d'occhio la valle. Dia, dia, dia. Andiamo a portare la razione al nostro compagno. Buongiorno, soldato. Buongi buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dov'è Willis? Sei tu, Willis? No. Sei tu? Un omaggio dello chef. Solo per i migliori, eh? Grazie. Com'è la situazione? Guarda tu stesso. Porco Quelle cane. armi non mollano. Attaccano di continuo. So che oggi le farete tacere. Questo è il piano. Minchia. Allora buona fortuna. Grazie. Speriamo che sia questo qua davvero il piano dove dobbiamo andare adesso. Checkpoint raggiunto. No, non credo che sia tutta così la missione di portare il cibo ai nostri commilitoni. Comunque, raggiungi Turner. Adesso inizierà il casino vero e proprio. Vediamo che armi abbiamo. La pistola. Ma io non la voglio la pistola. Bene. L'obiettivo è eliminare l'artiglieria sul colle per controllare la foresta. Prima cosa ci uniremo con il secondo plotone al fiume e da lì attaccheremo.
tipo di resistenza troveremo? Pesante. Soprattutto il ponte sarà un bel problema. Ok, no, sono nostri amici quelli. Wow! Davis ha messo su il più grande convoglio corazzato della storia. Minchia, guardate. Se con questo i crocchi non se la fanno sotto, nulla ci riesce. Dobbiamo andare di qua noi invece. Per questo dobbiamo colpire quelle armi e tenerli su chi va là. È tutto troppo calmo comunque, ragazzi. Vi avviso. Siete nella fabbrica della morte. E non si vede niente. Ecco, inizia adesso. Sono comparse le cose. Sembra forse tua nonna. Ora che ci penso. Facciami le chiappe gelate. Preferirei quelle di mia nonna. Grazie per la bella immagine. Un'altra arma al posto della pistola? No, vero? No. Troppo semplice. Tutti con me! Ah, dobbiamo... Marta, come stai? Dobbiamo attraversare proprio il Reno. Se no, non credo che sia il Reno questo. Primo plotone, dobbiamo aiutare i nostri colleghi. Avanti, riprendiamoci il fronte. Allestire le difese. Prendete le mine e preparate le mitragliatrici. E dove le Cooper, le metto qua le mine? Segnalate qualsiasi movimento. Bisogna rafforzare. Piazziamo le mine. Piazzate quelle mine. No, torno in missione. Attaccare l'artiglieria al colle 493. Non possiamo esporci troppo. Ok. Saremo al punto d'incontro solo quando il ponte sarà sicuro. Da queste buche. Piazziamo altre mine. Arriveranno gli stronzi prima o poi. Vedete i denti di drago tedeschi? I nostri carri non possono passare. Sì, penso servano a quelli. Ah, più di qua non può andare. E loro passeranno da qua, immagino. Posso prenderne altre? Dalla nebbia escono dei crook. Al riparo, posizione difensiva. Ingaggiare! Fuoco! Ok. Ok, via. Presi. Oh, diciamo che le mine hanno fatto il... Sì, vai, sto io qua. Minchia, non ne sto prendendo manco mezzo questa mitraglia. Quello è morto. Perché dietro i pali proprio. Ok, lui è andato. Azzo, più di qua non va. Cioè io li guardate gli hitmarker. Cioè, purché non esistano qua. Vabbè, facciamo così, guardate, eh. Quello preso. Aiello. Missioni per te, soldato. Attaccano! Al riparo! No, levati. Il fumo come copertura. Ok, non ci credo. E chi cazzo l'aveva vista? È durata mezzo secondo la granata. Porco. Mettiamone un po' di più. No. Già mi sparano. Aiuto. Ok. Oh, tu muori. E bene o male ce la stiamo cavando, cacchio, ha un angolo di merda sta cosa, eh. Devo ricaricare. Ha un angolo veramente di merda. Sì, magari anche perché sarebbe troppo facile. Perché non lo prende? Oh, preso. Là c'era la nostra mina. Ok, è andata. Non mi servono le munizioni ora. Attaccano! Via. Cortina fumata. Minchia, meno male che mi sono spostato. Usano il fumo come copertura. Arrivano! Fuoco! Sparo più che posso. Testa di ponte ovest. Ritirata. Sì. Curiamoci. Porco cane. Vieni qua tu. Vieni qua che ti porto in salvo. Vieni qua. In quanti siete che ho bisogno? Porco cane, quanta gente.
Li segnali! Dai, segnalameli. No, 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 è nostro quello. Orco cane, sto morendo. Sto morendo, sto morendo. Carro nemico! Come carro nemico? Servono mine, granate, qualsiasi cosa! Signor sì! No, 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 non mi serve questo. L'altro sta crollando, occhio! Non ho più medikit, dove sei? No, 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 voglio il medikit. Sei qua! Voglio il medikit, voglio il medikit. Dai, su, 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 su. Subito. Lanciarazzi, c'è lanciarazzi qua, c'è lanciarazzi. Ok. Come? Solo una munizione c'era. Cercate armi anticarro! Presto! E dove cacchio sono le armi anticarro? Porco cane, porco. Uno dietro l'altro! Porco cane, porco. Come faccio a distruggere il carro che c'è un casino della miseria qua? Porco cane. Chi è che mi ha sparato? Sperando che non ce la facciano riniziare dall'inizio, ok, no. No, qua c'è un medikit. Grazie, un medikit, un medikit, un medikit. Carro nemico! Panzer in arrivo! Forza! Servono mine, granate, qualsiasi cosa! Signor sì! Ok, allora adesso prendiamo il carro. Il carro, il lanciarazzi. Era qua da qualche parte. Però mi serve lui. No, non c'è. Dove cazzarola è? Qua sarà un delirio. Sarà un delirio sta missione. Non ho più kit medici. Non ho più kit medici, porco cane, porco. Eccoti dove sei. Mi serve un kit! Dammelo, 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 bravissimo. Io vorrei tanto trovare un cacchio di lanciarazzi. Perfetto. Possiamo andare di qua adesso. Credo. Preso, 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 preso. Si muove ancora, lo so che si muove ancora. Lo so che si muove ancora. E non ho più vita. Non ho più vita, ma nemmeno per fare niente. L'albero sta crollando, occhio! Preso, 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 preso. Come quasi? Ok, lui era di qua. Lui era di qua. No, come? Ma l'avevo preso. Cercate armi sui cadaveri. L'avevo preso, non c'è più un lanciarazzi in tutta la zona. Dove cavolo vado? Dov'è il lanciarazzi? Dov'è il lanciarazzi? Qua. Prendiamo i Panzer Select ai nemici. Ok. Prendiamo i Panzer Select ai nemici. Ok. Ok, adesso dovrei farcela, sperando di non morire adesso. Oh! Panzer eliminato! Perfetto. Stanno scappando! Ah, gli abbiamo distrutto il carro e scappano. Sti infami. No, 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 andiamo a ucciderli. Prendi delle munizioni, Daniels. Sì, sì, dammele, dammele. Ben fatto, Daniels. Primo plotone. Come? Non si sa mai Daniels, che servono. Vieni qui. Mamma mia, ragazzi. Non trovo più lanciarazzi. Chiaro. Pearson, vai a nord, supera il ponte e raggiungi il colle. Io seguo il fiume con l'altra squadra e vi copro le spalle. Appuntamento ai piedi del colle 493. A presto. Fa attenzione là fuori. Ah, anche tu. Zuzman, non morire. Assolutamente, non devi morire. Spero di dividerci. Scusate, ragazzi. Se i crocchi attraversano il fiume... attraversano il fiume, cosa? Presto saremo ai piedi del colle 493. Dammi le munizioni. Oh, bravo.
Chi è che c'è con me? Nessun altro? Non ho kit medici, ho solo un kit medico adesso. Porco cane, porco. State giù. Dobbiamo farli fuori, ma quelle sono armi potenti. Prendiamoli ai fianchi, senza farci vedere. Ok. Daniels, stai giù. Perfetto, lui è morto. Ok, ma immagino di non... no, no, non ha il silenziatore questo. Per niente proprio. E mo? Ci hanno scoperto, porco cane. Forse? Forse no. O forse sì, porco cane, mi hanno scoperto. Primo platone, avanti! Mi hanno scoperto tantissimo, mi hanno scoperto tantissimo. Morto, è meglio rifarla sta missione, ragazzi. Se bisognava farla tutta stealth, questo non era il modo. Allora. State giù. Non era magari. Quelle sono armi potenti. Prendiamoli ai fianchi. La postazione migliore. Ok. Sembra la cosa giusta di qua. E come faccio? Eh no, ho questo e basta. Ma non è una delle armi stealth migliori, eh. Sto cercando di vedere se dall'erba vedo qualcosa. Speriamo di non buttare tutto in cacciara. Dov'è che mi ha visto? Bom, basta, andata. Andata anche questa volta. Ok. Sono davanti. Curiamoci, minchia. Non riesco a parlare. Oggi non riesco a parlare mentre gioco. Non che solitamente io sia molto loquace, ma... Ma porco cane. Ok. Ricarichiamo, io sto qua e... Lancio una granata! E cerco di fare del mio meglio da qua. No, ho preso l'albero, ho rimbalzato via, porco cane. Porco cane, non posso morire così facilmente. Vabbè, ragazzi. Prendi delle munizioni, Daniel! Ok, credo che siano morti quelli. Stanno scappando, seguiteli! Dobbiamo inseguirli, ma siamo sicuri? Tanto mi servono munizioni, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Signore, mi dammi munizioni. Tieni, soldato. Bravo, figa col no look, sei fotonico. Che bello è avere il lanciarazzi. Così proprio di cattiveria. Che cazzo. Già. Ci hanno visti, andiamo. E mo? L'artiglieria è una trappola! Muoversi! Porco due, porco! Aiuto! Fucili pronti! I fucili pronti, non è che fai tanto, eh! Non è che fai tanto! Aiuto, 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 aiuto! Aiuto, aiuto. Sì, sì, sì! Porco cane davanti, mi è scoppiata! Andiamo, 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 andiamo. Che delirio. Cioè, si sono sacrificati quelli perché li stanno uccidendo tutti. Cos'è successo?
Non posso muovermi. Alzati, Red. Chi è? So quanto sei forte, perciò alzati e torna a combattere. Non puoi mollare, né ora, né mai. Chi è? Paul. I crooki arriveranno a momenti. Mostra di che pasta sei fatto e rimettiti in piedi. Abbiamo le visioni? Ho paura di non farcela. Devi farcela. Per Hazel e per tuo figlio, Red. Alzati. È nostro fratello. Ovvio, tu sei uno che non si arrende mai. Ho fiducia in te, fratello mio. Paul. Di cosa ci siamo fatti? Paul. Ci vediamo a casa, fratellino. Porco cane. Abbiamo trovato lo stimolo giusto, dai. Briggs. È andato. Direi di sì. Ma tanto anche. Bene, solo la pistola. E siamo rincoglioniti in merda. Devo trovare il punto d'incontro. Ehi, ciao. Porco cacchio. Merda. Porco cacchio, porco. Io sto andando a caso, eh. Cioè, a caso è dir poco, sto andando a casissimo. Porco merda. Cane, porco cane. Ricarica prima che ce ne sono altri. Ho un'altra missione con la furtività. Sarà un delirio. Soprattutto se ci sono i cani. Come faccio a essere furtivo con i cani? Da dove passo? Da dove cacchio di diavolo passo? Ma ho silenziatore? Ci ho già mandato a puttana una missione con la furtività. Ho capito. Sì, direi di sì. C'è... Oh, morto. Spero che sia finita. Prendiamo un'arma un pelo più seria. Ce n'è solo una qua a terra. Sì, l'altra mi avrà dato munizioni, immagino. La furtività non è il mio forte. Come già si sapeva, quindi, nel senso. Io dovrei andare... Non c'è un segnale di fumo o qualcosa. Io vado a caso. Sperando di arrivare dove devo arrivare. Comunque che missione, ragazzi. Stupenda. Cioè, ogni missione è bellissima in sto gioco. E ogni volta lo ripeto almeno 3 volte. E mo? No! Non avrei mai dovuto farlo, immagino. No, non avrei mai dovuto farlo. Morirò male. Morirò super male. A meno che non faccia una cosa furba. Li aspetto qua. Ma loro arriveranno. E che cazzo, poi non li vedo. Non ho nemmeno un cecchino, non ho niente. Non ho nulla. Nulla di nulla. Dove sono? Ho finito le munizioni. Ciao. Non ce la farò mai. Porco cane, porco. Non c'è lanciarazzi qua. No, il lanciarazzi non c'ha fiamme. No, perché l'ho fatto esplodere da deficiente. Non so cosa fare, dovrò morire male, anzi mi curo e vado, mi curo e vado. Mi curo e vado, aiuto. Non
Non sarebbe dovuta finire così sta missione, ho questo dubbio. Scappo, 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 scappo dall'altra parte che sono tutti di qua. Ehi, ciaone, ho finito le munizioni anche di questo. Granate? Non ne ho. Fumogene nemmeno. Io scappo. Non so dove sto andando. Aiuto. Io scappo, ragazzi. Ma è la grande. Non posso andare da nessuna parte. Poi ho sentito qualcuno che mi ha... Andiamo. Manca poco, al punto. Ah, sono qua. Che culo. Che culo. Che culo, non l'avevo nemmeno visto. Ho sentito... Cioè, ho sentito anche letto che qualcuno mi stava chiamando. Succederà qualcosa, sono sicuro. No. Ah, bisognava scappare. Non ho munizioni. Non ho munizioni di niente. Turner, tu puoi darmi le munizioni? Ricaricati, per l'amor del cielo. In queste condizioni non serve molto. I Crookie l'avranno abbandonato. Crede che torneranno? Spero non tanto presto. Non ha armi addosso, io seguo lui. Vedi qualcuno dei nostri? Negativo. Spero che siano arrivati al punto di incontro. Vabbè, meglio di niente. Meglio di niente, assoluta. Vediamo se qua dentro c'è qualcosa. Cerco delle scorte. Anch'io. Anch'io cercherei delle scorte. Kit medico, kit medico, kit medico. Meno male che sono entrato qua. Meno male. Non c'è nient'altro. Qua da dove saremmo dovuti entrare, credo. E basta? Tutto sto casino per niente? Ehi. Oh. Granate. E... basta, credo. Sì, più di 4 non ce ne dà. Non credo che ci sia più niente qua dentro. Ma almeno abbiamo... questo niente munizioni. Qua abbiamo due caricatori e basta. Ascolta. Spero che i nostri siano al riparo dall'artiglieria. Li aiuteremo, puoi starne certo. Ma siamo in due. Scusate ragazzi, scusate. Un po' di raffreddore. E poi distruggere quelle armi. Cecchino! È il punto. Dobbiamo stanarlo. Stai basso. E stai basso. Non ho avuto nemmeno il tempo di reagire. Aiuto. Cecchino! È in quel bunker. Dobbiamo stanarlo. Stai basso. Con me. Più basso di così. Come hai fatto a prendermi? Se non bestemmio. Comunque adesso ho visto dove è andato. Cecchino! È in quel bunker. Dobbiamo stanarlo. Stai basso. Con ok. Me. Dove sei? Con me, ma tu dove sei? Ah, è tutta così di soppiatto la missione. Giù la testa! E dove vado? Ho delle fumogene. Buona idea. Grazie. Non buonissima. Bene, ma non benissimo, direi. Ho tanto solo queste. È uno dei nostri. Controlla i lati. Forse possiamo raggiungerlo. Devi aiutarmi! Aiuto! Come faccio ad aiutarti? Ti porteremo in salvo. Lo salveremo. Ad ogni costo. Dobbiamo sbrigarci. Ce la farai! Possiamo provare a beccarlo da qui. Io lo distraggo, tu vai a stanarlo. Dove cavolo ti devo portare, lo zio? Ah, qua, trovato. Vieni. È morto! Vabbè. Porco cane, non avevo visto che dovevo portarlo qua.
Vabbè, andiamo qua, ragazzi. Mi dispiace, è morto. No, l'ho notato troppo tardi dove poteva. Io andrei di qua. Porco cane, porco cane, porco cane, porco. Non c'è più nessuno, vero? Non credo. Porco. Che colpo che mi è venuto. Io mi curo, non si sa mai. In silenzio. Facciamo sta cosa in silenzio. Il più possibile. Muoversi con me. Porco due. Vabbè, prendiamo il cecchino. Piuttosto che non avere munizioni nell'altra. Sono sicura, ma quel soldato non doveva morire. Prendiamoci sto cecchino. E Turner, dove sei? Qua? Bravo. Allora. Turner, quanto ci mette a caricare le munizioni però? Zio porcone. Mi mettono un'ansia queste missioni che bisogna fare tutto. Tutto di. Miles, sei tu? Di soppiatto. Che non avete idea. Subito, signore. Ok. No. Ok. Dov'è la mitragliatrice? Porco cane. Là, quello lì. Ma come ho fatto a non prenderlo? Siamo bassi, non troppo vicini. Centrato. Bersaglio ore 12. Ho munizioni da darti, soldato. Ok, è andato. Allora c'è il Panzerschreck lì. Servono colpi, tenente! Occhio, l'ho preso, Hitman. Ok, è andato. È andato, è andato, è andato, è andato, è andato. Ehi, alla buon'ora, cazzo. Ok. Tu cerca di. No. Vabbè, c'era solo il braccio. Ho sentito un lanciagranate. No, 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 no. Quello è andato. Da dove cazzo mi spara quello? Questo era un kit medico? Sì. Non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai. No, mi ha brancato mentre lo stavo guardando. Come caspio faccio? Ok, andiamo così. Ok. Merda! E adesso sono morto. Adesso sono morto. Sono mortissimo, non morto. Devo andare. Dovrei far fuori quella. Io non ho nessuno nel mirino. Però
proprio così alla viva al parroco. Metti la testa fuori. Oh. Ho dei kit medici. Ho due kit medici che li farò fuori subitissimo. Tutti e due per curarmi. Lui è lì, non si... Non riesco a prenderlo da qua. Non riesco a prenderlo. Ok. È pieno là. Vengono verso... Ma non saranno infiniti. Dobbiamo occupare l'area. E io andrei a farlo fuori da dentro. Bella, così mi piace. L'unica è andare su e farli fuori. Ce ne saranno altri, sì, che ce ne sono altri. Perfetto, Daniels. Squadra, radunarsi al ponte. Useremo il mulino come punto d'appoggio. Appena arriva Pearson, avanziamo al punto andiamo. Di incontro. Andiamo, andiamo. Meno male che ce l'abbiamo fatta. Porco! Cazzo! Cecchini, va a riparo! Porco, porco, porco. Sparategli! No, dai, non possono prendere. Quello è morto. Quello è andato. Bravo, così mi piaci. Però dove sei? Figa, sei là in fondo. Sei là in fondo, sei. Dammi. Qui, soldato. Ok, questo ho messo qua. Adesso cerchiamo un punto dove cecchinare anche noi. Quello è andato. Non dobbiamo perdere questa posizione. Ehi, no, che non dobbiamo perderla. Oh, questo... No, era una doppia questa, in un colpo. Andato. Mamma mia. No, non ce la faccio. Sperando che... Cioè, quelli lì non ce l'ha fatta a prenderli voi. Porco cane, chi è che mi ha preso? Devo andare ad aiutare dall'altra parte. Devo andare ad aiutare dall'altra... Porco... Uso un fumogeno! Porco cane, porco cane. Granata fumogena! Sei circolato! Fuoco, fuoco! Non ci sto capendo più niente, ragazzi. Come ha fatto a uccidermi? Come cacchio di diavolo ha fatto a uccidermi? Cazzo! Cecchini, al riparo! Sparategli! Ok. Intanto ripariamoci. E dammele. No, non ci arrivo fino là. No, volevo far questo, ma porco cane, porco. Questo volevo fare. Signore, mi servono altri colpi. Qui, soldato. Dammi munizioni per il cecchinoz. E da dove? Allora, non sono di qua adesso. Ma io vorrei un kit medico. Vorrei veramente un kit medico, ma tanto anche. Ok, lui è andato. E arrivano altri! Da dove? Da dove? Oh, porco cane. Un po' da ovunque. Uso una granata! Granate fumogeni, Daniels! Pronto! Dammi tutto quello che hai, io vorrei anche altro oltre che granate fumogene, tipo un bel kit medico o qualcosa del genere. No, lì non serve. Lì sì, però. Come porco cane, in un colpo mi ha ucciso. Oggi la tiro, eh. Oggi la tiro veramente. No, porco cane, porco. Sono a secco.
Ok, lui è andato. Loro due sono andati. Adesso arriva la seconda ondata. Sì, dammi le munizioni anche tu. Dammi le munizioni anche tu. Porco cane, da dove cavolo è arrivato? Da dove cavolo è arrivato? E non ci vedo una bega però così. No, no, cioè oggi sclero. Oggi veramente... No, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Ah, ma c'è un cecchino là. Mi ha spostato la mira, zio caro. Riprendi. No, la testa, tira fuori la testa. Tira fuori la testa. Preso. Preso, rimettiamoci giù. Non c'è più cecchino lì. Dov'è il semicingolato? Non lo vedo. Ma puoi spostarti all'ultima frazione di secondo? Che buco di culo devi avere? Si ritirano! Mamma mia, guardate con quanta vira sono rimasto. Vita. Vita, non vira. Appena Pearson sarà qui, procederemo al punto di incontro. Styles, Daniels, con me. Mi saranno utili. Uffa. Raggiungiamo Turner. Non puoi portare sì. Altro. Però ho due secondi. Cioè, ho due sputi di vita. Non ha già superato il mulino per andarci da solo. Non ha abbastanza uomini. Questo non l'ha mai fermato. Aspetteremo qui. E questo è quello che faremo. Col dovuto rispetto. Ma se Pearson fosse davvero andato da solo? Ci penso io, Daniels. Ho un brutto presentimento. Se decidessi in base ai tuoi presentimenti, saremmo ancora sulla barca in Normandia. Non ha tutti i torti. Sai come il plotone di Pearson è stato massacrato a Kasserin? Pare che la storia si ripeta. Spero di no. Voglio sapere cosa è successo. Nah. Io non ho le palle di chiederlo a Turner. Ma conosco uno che le ha. Noi? No. Non vogliamo saperlo. Ci la missione così? È distruggere l'artiglieria tedesca tutti insieme. Ma appena Pearson potrà, entrerà. Al diavolo la squadra. La tensione è alle stelle tra Turner e Pearson. E sta per scoppiare. E ragazzi, direi che anche questo episodio termina qua. E sì, è stata veramente una fabbrica di morte, visto tutte le volte che sono morto, per l'appunto. E ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Bella!